Ragazzi, sto per fare una pazzia. Sono davanti a un centro commerciale per fare un acquisto dei miei. Ecco qualcosa che mi farà venire il rimorso. Non credo. Ed ecco quello che avete intravisto prima, il DJI Spark Fly More Combo. Aspetta, forse si vede, c'ho già e sono già pronto per l'unboxing. Fly More Combo, eccolo lì. Una piccola premessa ve la devo dire, come sempre il video non è sponsorizzato da DJI né da nessuna ditta che potrebbe apparire in questo video. Lo prendo e ve lo faccio vedere soltanto per condividere con voi la gioia che ho nello spacchettare, nel mostrarvi i miei prodotti e tutto quello che entra in questa famiglia un po' squintanata. Quindi prima è stato il tempo del Mavic, ora è il tempo dello Spark, più piccolo per delle cose particolari, di cui parlerò forse in un vlog successivo. Ora andiamo allo spacchettamento, quindi riprendo in mano il mio mitico cutter. Attenzione sempre quando utilizzate sti cosi che sono taglienti da fare impressione. Io sono infatti stato da questa parte non taglia di qua, attenzione, vedete qui taglio. Allora partiamo a trovare un punto dove poterlo aprire. Qui c'è una lineettina bianca, però partiamo dal lato. Ora facciamo una piccola incisione nella busta di plastica, perché voi sapete benissimo, metto via il cutter, lo metto lì così ci vediamo, sapete benissimo che mi piace sempre scartare e a sentire con voi il rumore della plastica. Come sempre ci sono tutte le varie indicazioni del caso, dice che è della DJI, chiaramente lo scratch and check, available su Apple Store e Google Store, può essere operato con iMovie, il mio programma di montaggio Final Cut Pro 10. Ragazzi, se qualcuno ce l'ha che di avanza, datemelo pure. Poi ci sono tutte le varie avvertenze, 15 anni in più, eccetera eccetera. Qui c'è scritto il nome del prodotto. Adesso lo faccio vedere poco, se fate un fermo immagine avete capito, però, no, però ci sarà una piccola sorpresa, perché non sarà il solito Spark tradizionale, sarà una cosa un po' particolare. Qui dicevo si vede il logo della DJI, davanti abbiamo già visto il prodotto finito, dall'altra parte www.dji.com e il sigillo di garanzia che adesso andiamo a tagliare insieme. Riprendo il mio cutter. Andiamo a stagliuzzare il sigillo. Ecco qua, taglio preciso e netto. Ragazzi, se la voce va avanti e indietro è perché il microfono stereo, io per fare questo unboxing mi devo spostare. Ora vediamo, c'è un altro sigillo, ragazzi, scusate, questo è un altro sigillo. Ora possiamo aprire il nostro pacchetto e troviamo all'interno, ragazzi, forse si vede poco perché la luce è là dietro, io vado a coprirla, vediamo. Allora, quello lo prendiamo per ultimo, questo borsello, il famoso e famigiato borsello degli accessori. Ragazzi, se riesco a toglierlo, mettiamo un attimo là la scatola, la teniamo in mezza vista, il borsello con la sua brava tracollina, con anche questo logo della, non si vede, della DJI, vediamo qua, ecco, logo della DJI. Qui c'è il cartellino come c'è sui vestiti, qui c'è scritto anche come mettere dentro tutto il drone. Quindi aprendo sta borsetta, finalmente andiamo a vedere, c'è il radiocomando, ma ci sono anche tutte le gommine. C'è il radiocomando che è molto più semplice, queste sono le antenne, come sappiamo benissimo tutti è molto più semplice del radiocomando del Mavic, perché qua manca display. Il caricabatterie con relativo attacco della batteria dello Spark. Abbiamo logicamente il cavo d'alimentazione del caricabatterie. Poi abbiamo questi, si intravedono, sono i paraeliche. Ci sono due
ultime cose contenute in questa sacchetta di accessori e sono in questa tasca anteriore. Sono un cavo USB mini USB da poter collegare il drone al computer per fare aggiornamenti e anche per caricarlo, perché il drone si può caricare anche dalla parte posteriore. E udite, 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 un bellissimo hub per la ricarica a 3. In questo caricabatterie c'è lo stesso ingresso o la stessa uscita, dipende dal punto di vista che lo guardate, per il caricabatterie originale della DJI. E da questa parte so che esiste un tappino di gomma, se riesco a farlo ve lo vedere volentieri, c'è una presa mini USB. Archiviato il discorso borsello relativi accessori del drone, troviamo una scatoletta qua di fianco, Spark Instructions. Come dice l'amico Giorgio, ciao Giorgio, qui ci si potrebbe giocare tranquillamente a poker. E infine, amici, udite, 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 qui abbiamo il DJI Spark. Apriamo quindi, dicevo, la confezioncina di polistirolo, se ce la faccio, e troviamo un bellissimo Spark di colore verde, perché voi sapete che il verde è il mio colore preferito, no? Ormai lo dovreste sapere, DJI Spark, colore verde, è stupendo, ragazzi. Qui ci sono le sue brave etichette che si ripiegano, sto dicendo si foldano, come si dice, foldable blades. Qui sono le sue etichette che si piegano, ecco, più o meno, ecco fatto. Qui abbiamo la sua brava videocamera, non so perché è girata girata verso il basso, i motori brushless e tutto quanto, insomma lo conoscete bene. Poi abbiamo, penso, già montata una batteria, che sarebbe questa, basta tirare, ah, ho dato un colpo anche al treppiede, e qui abbiamo la sua batteria. Per rimetterla a posto si spinge la batteria, più o meno, tenete conto che è la prima volta che lo prendo in mano un drone così, anzi uno Spark, basta spingere che la batteria va al suo posto. Ora mettiamo di fianco il drone, qui abbiamo la batteria in più che è stata data con il Fly More Combo, quindi è identica a quella che è già montata sul bestiolino, due paia di eliche di ricambio, mamma mia come sono piccole confrontate a quelle del Mavic, sembrano proprio lilliputiane. Ce n'è una rotante e una controrotante, vedete infatti che ci sono i due simbolettini, uno bianco e l'altro invece con il secco colore della plastica. Questo, ragazzi, è tutto quello che è compreso nel Fly More Combo dello Spark. Ora non mi resta che attivare il bistolino e mandarlo in volo. A presto, ragazzi, con la prova di volo e a risentirci. Ciao a tutti!